Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dei due tipi di amore. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, i due tipi di amore secondo la teoria di Maslow. Maslow è famoso, diventato famoso per la teoria dei bisogni, la piramide di Maslow. Però ha anche, diciamo, studiato queste due tipologie di amore che sono il D-love, l'amore carenziale, deficiency love, e il B-love, il being love, l'amore essenziale, l'essere amore, l'essenza dell'amore. Normalmente le persone vivono il D-love, l'amore carenziale, che vuol dire che hanno quello che viene chiamato bisogno d'amore oppure fame d'amore. Vuol dire che sentono un vuoto interiore, percepiscono un vuoto interiore e questo vuoto interiore lo colmano attraverso l'amore, quello che ritengono essere amore, cioè un amore infantile fondamentalmente, un bisogno non completamente soddisfatto nell'infanzia che loro vogliono soddisfare interagendo, diciamo così, con delle persone, ma in realtà è un amore carenziale, diventa un amore dipendente, diventa una fame d'amore, sono dei bulimici d'amore, hanno bisogno di nutrimento. E perché? Per colmare questo vuoto interiore. Ma il paradosso qual è? Che loro devono subire il vuoto interiore, per cui non si innamorano di quelli sempre presenti, di disponibili che ci sono. No, quelli non se ne innamorano, vengono etichettati come amici. Vengono etichettati come persone, diciamo così, che non se ne innamorano. Si innamorano di quelli che li costringono a percepire questo vuoto interiore, quindi quelli che gli generano sofferenza, che non ci sono, che sono assenti, che sono sfuggenti, che generano un distacco affettivo. In questo modo, pur non volendolo, vanno a percepire il vuoto interiore, pur non volendolo, vanno a percepire questo vuoto. Invece il be love è l'amore, diciamo, essenziale, senza attaccamento. L'amore per il piacere, come la vita. Perché vivo la vita? Per la gioia di vivere. È la gioia di vivere già che mi deve dare una motivazione, poi se andiamo a vedere. Devo trovare la gioia nella vita, la gioia in quello che sto facendo. Perché la vera essenza della vita è la gioia di vivere la vita. Ma sta vita devo avere la gioia di viverla, devo averci sta gioia di viverla però. Questo è importante, fondamentale. E la gioia ce l'ho non chissà, solo per il fatto di vivere, devo vivere con gioia le esperienze che posso fare. È evidente che il be love prevede non attaccamento. Prevede che non ci siano attaccamenti, prevede che non ci siano vuoti da colmare. E allora l'unico modo per passare dal D-love al B-love è quello di immergersi deliberatamente nel vuoto, familiarizzarsi col vuoto, familiarizzarsi con la solitudine. Io sono solo e mi familiarizzo, medito sulla solitudine, mi vivo la solitudine, sono immerso nella solitudine, non ho problemi a stare nella solitudine, non ho problemi a vivermi fortemente la solitudine. Questo è il passaggio, diciamo, dall'amore carenziale all'amore, diciamo, il passaggio dall'amore carenziale all'amore invece essenziale. Ed è una differenza fondamentale. Però dobbiamo immergerci nel vuoto e nella solitudine deliberatamente, consapevolmente, per poter non temerlo più, non temere più questo vuoto che fa parte di tutto. Noi siamo in interdipendenza con tutto, siamo vuoti di esistenza intrinseca, ognuno di noi lo è. Non c'è qualcuno che non lo è. Questa è la chiave di volta. Se si riesce a fare questo, allora non si avrà più questo vuoto interiore da riempire con qualcuno che ti fa percepire il vuoto interiore stesso. Perché poi questo è quello che succede. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.